Capolona riparte con la Big Band Trasimeno e quindi in questo caso siamo vicini di casa, ma naturalmente una Big Band importante, più di 20 elementi, quindi una vocalist eccezionale e un direttore che è stato capace così di unire questa passione dedicata allo swing e al blues. Ma è stata un'idea che è nata dalla voglia di molti amici, diciamo così, appassionati di swing e di blues, di creare un gruppo come la Big Band che ha radici storiche nella musica. Potremmo dire che è la formazione classica del jazz, se magari paragonata all'orchestra di musica classica, visto che siamo in un ambito classico, in questo fantastico festival di Terre d'Arezzo, e per noi è veramente quasi un onore, cioè è un onore, non quasi, assolutamente un onore. Non dico che ci sentiamo fuori posto, ma veramente ci piace partecipare a questo contesto che appunto predilige la musica classica. Però ripeto, quello che suoniamo è un repertorio alla fine classico nella musica swing americana, afroamericana. Sette anni di passioni, potrei dire, perché Pionerino voi nascete nel 2013, tra Passignano, tra Tuoro del Trasimeno, quindi eccetera, e poi naturalmente questa strumentazione che ha sempre affascinato, perché comunque gli strumenti, o sia classico o sia moderno, ci sono sempre, e poi soprattutto il vostro repertorio che nel mondo del swing e del blues, come diceva lei, appunto sono classici. Assolutamente sì, noi ci rifacciamo alla tradizione delle orchestre di Duke Ellington, di Count Basie, e quindi le sonorità sono quelle un po' jungle, diciamo così, e lo sentiremo con Sing 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 per esempio, o con Perdido, classici delle orchestre storiche di questo repertorio. In più abbiamo l'Emanuela Steri, Lemmy Steri, che veramente arricchisce questo gruppo con la sua voce, tanti anni di esperienza, canterà dei classici e anche dei brani moderni, un po' più pop, diciamo, sempre rivisitati in classe, in chiave swing. Strong in my pain with this finger, singing my life with this word, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his word, killing me softly. Oh,
Tante collaborazioni, anche importanti, vero? Ma sì, nel passato intanto la mia formazione è proprio nella musica da big band, iniziando nella Perugia Big Band storica, quella che dal 98 purtroppo non c'è più, però sono cresciuto lì con i grandi che hanno calcato i palcoscenici importanti, con direttori importanti, Gazzani, Paul Jeffrey, e quindi la big band ce l'ho avuta sempre nel cuore. Ho partecipato anche alla Arezzo Big Band, alla Siena Jazz Big Band, alla Barga Jazz Big Band, quindi questo è un ambito in cui mi ritrovo. Mi sono ritrovato spesso come trombonista e ora come direttore da un po' di anni, e sto riscoprendo anche questo piacere, il piacere di suonare con questo favoloso gruppo. Dare una definizione proprio ai suoi musicisti, perché vedo che ci sono giovani e meno giovani. Siete riusciti anche a coniugare questa differenza? È vero che la musica unisce sempre, ma qui sembra che proprio ci siamo davvero. Lo spirito, diciamo che da noi quello che è il gruppo più simile da cui nasce questo gruppo è la banda di paese, dove appunto avviene questo. L'anziano quasi novantenne che ancora trova il gusto del suonare, con il giovane che si forma, che magari poi prende la sua strada con il conservatorio. E in questo ci siamo ritrovati, perché quando si ama suonare un genere, che possa essere la banda, che possa essere la big band, veramente si pensa al suonare e si cancellano tutti gli ostacoli dell'età e degli aspetti sociali, e quindi diciamo che è una prosecuzione di quell'aspetto lì, dell'aspetto della banda.